Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci. Questa gravissima notizia la riporta l'AGI e dice: dalla questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Nell'attentato sono morti anche tre agenti della scorta. È appena arrivata. A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Dal verbo del magistrato Giovanni Falcone. Già, perché il 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci, su un tratto dell'autostrada A29, alle 17.57 Cosa Nostra fa esplodere una carica composta da RDX, tritolo e nitrato d'ammonio. Nell'esplosione perdono la vita il magistrato Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo e alcuni uomini della scorta. E il biglietto da visita del 1992, l'anno delle mani pulite e tutte nostrane, ma anche della squadra di basket più forte di sempre, che in fiamma, Barcellona. Ma soprattutto è un anno che la storia del cinema non dimenticherà mai, visto che mentre un paio di ladri vestiti bene commenta Like a Virgin di Madonna, Gary Oldman veste i panni del vampiro più famoso di sempre. Il 1992 è un anno che si pone almeno un centinaio di domande e voi giustamente direte: ok Giacomo, ma le risposte? Ragazzi, dovrete aspettare gli anni successivi, forse. Benvenuti ad A Spasso nel Tempo, anno 1992. Il 1992 è dichiaratamente un thriller scritto e diretto dai maggiori esperti del genere. C'è per esempio la politica, come nel rapporto Pelican di John Grisham, che tra l'altro esce in quell'anno. C'è un dettaglio da cui partono segreti più oscuri, come nel miglior Poirot di Agatha Christie. E ci sono anche persone che osservano e prendono decisioni per gli altri, come nella Finestra sul cortile di Hitchcock, sì, ma sotto effetto di sostanze. E in realtà, parlando proprio di storie, l'inizio del 1992 potrebbe essere descritto come se fosse una sceneggiatura, e non parlo dell'Original Sky con Stefano Accorsi come protagonista. Per esempio, secondo me, comincerebbe così. Interno giorno, Cremlino. Il presidente russo Boris Yeltsin cammina nervosamente per la stanza. È stato eletto a giugno del 1991 e ha già dovuto affrontare, per esempio, un tentativo di colpo di Stato, fermato grazie alla sua ferrea resistenza e al rifiuto di Gorbaciov di appoggiare i golpisti. E il primo gennaio si apre immediatamente con un colpo di scena, anche se abbastanza telefonato, visto che la notizia era trapelata già da Santo Stefano dell'anno precedente. Si aspetta solo l'ufficialità che arriva. Il presidente infatti annuncia che la Russia dichiara la sua indipendenza dall'URSS, che cessa di esistere quasi definitivamente. Interno giorno, dettaglio su mandato di cattura rivolto all'ingegnere Mario Chiesa, presidente di una casa di riposo e anche membro di spicco del PSI milanese su indagini del pubblico ministero Antonio Di Pietro. Già, ma qual è l'accusa? Beh, è stato colto in flagranza di reato mentre intascava una tangente da Luca Magni, che, stanco di pagarlo, lo ha denunciato. Si apre così uno dei capitoli più oscuri della storia italiana, che porterà una pioggia di avvisi di garanzia, a elezioni con il maggior numero di assenteisti nella nostra storia e soprattutto porterà al caso di Mani Pulite o Tangentopoli, che, se lo cercate sulla Treccani, è proprio di fianco alla dicitura corruzione, perché di quello si tratta. Per spiegare bene questo periodo ci viene incontro una canzone di Pierangelo Bertoli, Italia d'oro. Quarto posto al Festival di Sanremo di quell'anno, vinto da Luca Barbarossa con Portami a ballare. Portami a ballare, portami a ballare. E a proposito di musica e domande, anche la hit parade italiana se ne pone qualcuna. Anzi, il terzo posto si apre con una delle domande più importanti del 1992. Why? Perché? La canta una splendida donna di Aberdeen, Scozia, che insieme al suo ex fidanzato David Stewart era salita alla ribalta e a immediato successo con un gruppo musicale. Una delle loro canzoni è famosissima, Sweet Dreams, gli Eurythmics, e lei è Annie Lennox, e nel 1992 trionfa con questo brano.
secondo posto invece è occupato da due fenomeni, entrambi inglesi, entrambi di Londra ed entrambi spesso rivali, a volte anche per motivi extra musicali, che nel 1991 si erano esibiti al Wembley Stadium proprio sulle note di Sir John in una sorta di tregua, e in realtà l'avevano già fatto anche per il Live Aid del 1985. Rimangono in classifica per 2 anni di fila, ripeto, 2 anni di fila al secondo posto, anche da noi in Italia, con la canzone Don't Let the Sun Go Down on Me. E al primo posto, beh, si balla, ma non con Luca Barbarossa, ma con un gruppo tedesco, gli Snap, che hanno ripreso una vecchia canzone, Automan, e hanno frantumato ogni record possibile trasformandola in Rhythm is a Dancer. Nel 1992 esce una delle mie canzoni preferite. La canta un gruppo irlandese di cui il nome si dice riprenda una vecchia linea della metro tedesca, una delle più importanti almeno da un punto di vista storico, perché attraversava sia la Germania Ovest sia la Germania Est, la U2. In Italia, a piccole dosi, solo 22esimo posto, ma diventerà un vero e proprio inno di vita e di speranza, perché Love is a temple, love the higher love. Il 1992 è l'anno di One. One love, one blood, one life, you got to do what you should. Ma se nella musica e nel cinema i generi vengono mescolati e sublimati per raggiungere la perfezione, e leggasi pure Coppola tra le righe, c'è uno schermo che ne risente più degli altri nel 1992, quello delle serie televisive, anche se non mancano gli esordi di tutto rispetto, come per esempio nel mondo degli anime. Per esempio esce il capolavoro di Yoshihiro Togashi, Yu degli Spettri, passato troppo inosservato rispetto al suo potenziale. Ma soprattutto Un raggio di luna rende la notte romantica grazie a Naoko Takeuchi e alla sua indimenticabile Sailor Moon. Ma è anche l'anno di un giovanissimo Indiana Jones impegnato con le sue prime avventure da archeologo provetto e della prima di 3 straordinarie stagioni, celebrate tuttora, di un vero e proprio cult del mondo animato, Batman, The Animated Series. Ma se avete voglia di vedere o leggere storie del 92 degne di una serie TV, allora dovete seguirmi in Catalogna, a Barcellona, per le Olimpiadi. La kermesse sportiva più famosa al mondo si apre già con un record, 9.094 atleti per 172 paesi, ed è solo l'inizio. L'inno delle Olimpiadi lo ha scritto e cantato Freddie Mercury, Sua Maestà, anche se alla cerimonia non ha potuto eseguirlo perché è passato altrove, un anno prima. Ma le sorprese e le novità sono appena cominciate, perché altrimenti il Dream Team di basket forse nemmeno esisterebbe. Per esempio, fino al 1989 la FIBA impediva agli atleti NBA di gareggiare alle Olimpiadi. Potevano rifarsi con i mondiali e i campionati americani, così per sostituirli durante i giochi la USA Basketball optò per i collegiali, con risultati straordinari ma non eccellenti. Quindi il 1992 è il primo anno in cui i cestisti NBA vestono la maglia della propria nazionale, e forse bisognava mischiare le squadre come si faceva da ragazzi al campetto. È la nascita del Dream Team. 12 giocatori tra i migliori nella storia della palla a spicchi, ma anche persone con una certa considerazione del proprio ego, e infatti per il ruolo di capitano c'è un triumvirato: Larry Bird, Magic Johnson e ovviamente Michael Jordan, che le Olimpiadi tra l'altro le ha già vinte nell'84 e appena guidato i Bulls alla vittoria del secondo campionato di fila. Ne arriverà un altro nel 93 dopo aver battuto 4-2 i Portland Trail Blazers. Ma in realtà queste non sono persone abituate a passare in secondo piano. Per esempio Magic Johnson, che si era ritirato nel 91 dopo aver scoperto di aver contratto il virus dell'HIV ed era tornato durante l'All-Star Game celebrativo in suo onore proprio nel 92, ha scelto di vestire la maglia numero 15 così che possa essere l'ultimo uomo chiamato dallo speaker dello stadio al momento di entrare in campo. Vincono tutte le partite e vorrei anche vedere, provate voi a schierare un quintetto base con Bird, Johnson, Jordan, Ewing e Barkley.
ma in realtà il match più bello si gioca a porte chiuse e serve per decidere chi sarà il traghettatore della squadra. Da una parte il Team Magic sponda Lakers, dall'altra il Team Jordan sponda Bulls. In realtà la squadra di Magic parte benissimo, ma Johnson fa l'errore di sottovalutare e soprattutto di prendere in giro Isaiah, che risponde e porta la partita dal suo lato, segnando un sacco di punti e trionfando, facendo vincere la sua squadra. Sembra un film, e probabilmente sotto certi aspetti lo è, il film sull'ego degli esseri umani e fin dove possono spingersi per quanto riguarda i propri limiti, ma che soprattutto racconta la smodata e continua ricerca del 92 dell'eccellenza, e che porterà ad altri quesiti e che troverà proprio il suo apice nello schermo per eccellenza, il cinema. Che anno il 1992 per la storia del cinema? Partiamo subito benissimo, visto che a Tim Burton sta venendo un crollo nervoso, e i motivi sono due: le pressioni della Warner per il secondo capitolo dell'Uomo Pipistrello e l'impossibilità di tenere in piedi due progetti. Il primo è Batman, il secondo riguarda l'infanzia di Tim e un disegno che aveva fatto sulle vetrine dei vicini a cui dipingeva per guadagnare qualche dollaro, e che riguardava uno scheletro col cappello di Babbo Natale a cui aveva dato nome Jack. Tim opta per il primo, anche se scoppia una bomba che rischia di causare ancora più nervosismo sul set. Qual è? Beh, Burton per il ruolo di Catwoman aveva scelto Michelle Pfeiffer, ma la notizia non era data giù a tutti, tipo a Sean Young, che aveva rilasciato un'intervista sull'argomento. Ma interrogato, Burton diede una delle risposte che lo rendono un genio al pari di René Ferretti, per esempio. Rispose: beh, io capisco Sean Young, tutti vorrebbero interpretare Catwoman, lei vorrebbe interpretare Catwoman, anch'io vorrei interpretare Catwoman. Già, perché il 92 è l'anno di Batman il ritorno. Già, ma non è finita qui, perché abbiamo anche un debutto straordinario. Beh, visto che al Video Archives, un video noleggio sulle coste californiane, un giovanissimo Quentin Tarantino, che lì lavora come commesso e consiglia personalmente i film ai clienti, ha deciso di firmare il suo comincio nella storia del cinema con un film a bassissimo budget. Già, basti pensare che metà dei costumi sono proprio degli attori, come la celeberrima auto di questo debutto che appartiene all'attore Michael Madsen. Già. E che debutto! Attraverso i film Au revoir les enfants di Louis Malle e Stray Dogs di Sam Peckinpah nasce Reservoir Dogs. Ma ovviamente non si può non citare una delle scene più cult della storia del cinema, una delle scene più incredibili e ricordate di sempre. Appartiene a un film più che discreto e soprattutto appartiene alla magnifica Sharon Stone, che quell'anno entra nell'Olimpo delle persone straordinarie e delle scene immortali grazie a Basic Instinct. Inoltre il 1992 è l'anno di un film straordinario, dove i figli della notte si prendono una buona fetta di impressionismo e Gary Oldman ci regala uno dei Dracula più incredibili della storia del cinema, per la regia di Francis Ford Coppola. E attenzione, se la produzione avesse ascoltato il regista, probabilmente oggi avremmo un film ancora più incredibile. Già, perché il regista voleva basare tutto su trucchi, luci e costumi, riducendo al minimo l'arredamento e creando giochi di ombre per non fornire al pubblico la solita immagine da mostro dell'orrore di Dracula, ma un equilibrio tra fascino e mistero, come succede tra le righe di Bram Stoker. Ma l'American Zoetrope blocca l'idea sul nascere perché vuole interni credibili e Coppola è costretto a cedere. Poco male, visto che agli Oscar successivi dominerà tra i premi tecnici. E a proposito di Academy Awards, il 92, oltre a darci il sequel di Mamma ho perso l'aereo, ci consegna uno spaccato di western dedicato a Sergio Leone e Don Siegel, firmato Clint Eastwood, Gli Spietati, che nel 93 trionferà in quasi tutte le categorie principali e soprattutto nel 2004 terminerà la sua corsa nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, come manifesto di un tempo che non esiste più. Menzione d'onore per Un tappeto magico, Un povero ladro che si innamora della figlia del sultano, Una caverna delle meraviglie, una canzone straordinaria che cantiamo tutti ancora oggi, e soprattutto di un genio della lampada che in italiano e in inglese viene doppiato da due mostri sacri che ci mancano ancora tantissimo, Gigi Proietti e Robbie Williams. Già, perché il 1992 è anche l'anno di Aladdin, dell'ultimo dei Moicani, e soprattutto dell'unico Oscar ad Al Pacino, per un film con uno dei monologhi più belli di sempre, Profumo di donna. C'è stato un tempo in cui ci vedevo,
E allora ho visto ragazzi come questi, più giovani di questi, con le braccia strappate, le gambe brutalmente lacerate. Ma non c'è niente, niente di peggio che assistere alla stupida amputazione di un'anima, perché... perché per quello non c'è protesi. Ma spero che non crediate che i videogiochi siano stati a guardare nel 1992. Ovvio che no, e infatti non sarà solo un grande anno, ma una vera rivoluzione. Per esempio, la Lucasfilm e l'Amiga si salutano raccontando una storia che il buon vecchio George conosceva molto bene. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. O ancora, vi dice nulla? Fatality. Che voi abbiate tifato per Scorpio o Sub-Zero non importa, perché a colpi di pugni capaci di superare qualsiasi legge anatomica, nel 1992 approda Mortal Kombat in sala giochi, firmato Midway Games. Sarà un successo planetario senza precedenti. Ma è anche l'anno, e non poteva che essere questo, in cui nasce il survival horror grazie a un gioco che sfido chiunque a non considerare pazzesco, Alone in the Dark. Ma soprattutto, il 27 agosto, Super Famicom e Super Nintendo riscrivono la storia ludica in sella a una macchina e con un paio di gusci verdi da lanciare, perché esce Mario Kart. Ah, e se siete primi, occhio al guscio blu! Il 1992 passa sotto i ponti o tra le macerie di un'esplosione. Vive di rendita, assaporando i 90 solo grazie a una cinepresa e a qualcuno che racconta storie. Forse un giorno segneremo di rosso quest'anno, o forse no, ma poco importa. Perché tra tutte le domande possibili, una sola ha senso ricordare. Chi cerca per davvero delle risposte? Questa frase è stata scritta il 22 maggio 1992, il giorno dopo un'esplosione. Ci ha regalato un'altra delle domande fondamentali del 92. Possono la violenza e il silenzio distruggere le idee? E se qualcuno di voi ha una risposta, probabilmente quest'anno non lo ha proprio vissuto. Grazie a tutti voi per averci seguiti.